Che schifo, che schifo, che schifo! Mio Dio, che schifo! Basta, basta, basta! Depravazione allo stato puro! Che schifo, che schifo, che schifo! Mio Dio, che schifo! Basta! Basta, basta, basta! Mio Dio, che schifo! Basta, basta, basta! Depravazione allo stato puro! Mio Dio, che schifo! Basta, basta, basta! Basta, basta! Mio Dio, che schifo! Basta, basta, basta! Depravazione allo stato puro! E va bene, interrompiamo la proiezione. Ma lei, maestro, pensa ancora a quelle cose lì? È forse un incorreggibile? Niente affatto, io sono uno dei pochi maschi rimasti e ho ottenuto una speciale licenza dal fregno buffo, per motivi di studio, eh. Allora, se lo ha detto lui. Allora riprendo la proiezione. Sa che ai miei tempi si facevano pazzie per conquistare quelle cose lì? Per fortuna sono arrivati Fintum a mettere fine a quell'aberrazione lì. Però non si vede la faccia delle ballerine. Infatti, infatti. Che cambia. Signori, il mago è tornato. È tornato col botto. Vincita milionari all'otto e due mogli, una più figa dell'altra. Di cui non ce ne può fregare di meno. A noi interessa la pozione magica di cui il mago fa uso per soddisfarle entrambe. Di questo appunto siamo qui per parlare. Prego. Signori, la nostra è un'epoca che resterà nella storia come l'epoca del maschio moscio. Concordo. E della donna maschio. Con o senza baffi. A noi ovviamente non interessano i perché e i per come di questo fenomeno. A noi interessa il fatto che numerosi istituti di ricerca prevedono l'estinzione della razza umana entro al massimo l'anno 3000, se prima non si verifica l'evento di una guerra nucleare. A me personalmente non può fregare di meno. Quando ciò avverrà, sarò già morto e stramorto da un pezzo. Scommetto che non è mai stato su questa torre. Lo scriverò. In effetti, vista mozzafiato. Io ci vengo spesso con le mie concubine. Quante ne ha? Due. Vivono con lei? Certo. Venga, gliele presento. Ma però bisogna andare nel cavò del Campidoglio. Invece è una vera tragedia. Siamo rimasti nemmeno un milione sulla terra. E se le donne non fanno figli? Ma vi pare che una donna oggi, per restare incinta, preferisca o debba andare in clinica a farsi inseminare? Se il maschio è moscio e la donna è maschio, l'inseminazione artificiale è un passaggio obbligato. E poi oggi alla donna di restare incinta non gliene può fregare di meno. Infatti anche le inseminazioni artificiali sono in costante diminuzione. La donna non vuole più essere madre? Ne potrei raccontare delle belle in proposito. Certo, se il maschio non fosse moscio, alla donna potrebbe tornare il desiderio. Non solo, il maschio tornerebbe a fare il maschio.
Eccole! Mi prende in giro? Niente affatto! E va bene, gliene presento una. Si chiama Kire. Nel suo paese è famosa per la danza del ventre. Vuole provarla? La ringrazio, ma sono un maschio muscio. Ah! Appunto, e l'umanità prossima all'estinzione ha impellente bisogno di maschi duri e non di maschi mosci. Darwin insegna. Ma com'è possibile? Il quadro è l'ingresso a un'altra dimensione, dove non si invecchia né si prova né fame né dolore. È un mondo bidimensionale. Maestro, c'è di là. Lo so. È piuttosto impaziente. Tranquilla, vado. La signora è... la mia factotum. Le mie due concubine ovviamente non lavorano, si godono la vita e la fanno godere anche a me. La vita, dico. Noi abbiamo terminato. Per ulteriori domande c'è Olga. Un'ultima domanda. Prego. Non sono un po' troppe due mogli per un uomo della sua età? Ho la formula d'una pozione che mi consente prestazioni altrimenti impensabili. Non è vero, Olga? È vero. Le farò vedere delle foto altamente illuminanti, in proposito. Scandalizza il porno? No, solo quello degli altri. Il mago in papocchia ha la pozione che ci interessa. Io direi di contattarlo e... con le buone o con le cattive, di convincerlo a cederci la formula della sua portentosa pozione. Bene, la proposta è accettata, ma ci serve la persona adatta a concretizzarla. Ci serve l'elemento migliore su piazza. Non baderemo a spese. Consiglio prudenza! Nessuno, e dico nessuno! Dovrà sapere nemmeno sospettare di questa nostra iniziativa. Segretezza assoluta! Se il fregno buffo venisse a sapere! I Fintum, quando vogliono, sanno essere spietati! Non ho ancora realizzato come e perché, ma quando parlo con Camilla... lei risponde telepaticamente e io capisco. Io non ho il dono della telepatia, mi succede solo con lei. Come stai, Camilla? Delinquente. Meglio di te di qualsiasi altro uomo o donna sulla terra. Cala, cala. Mi pare un po' esagerato. Voi umani siete completamente pazzi! Va bene, ho capito. Oggi ti gira male. Mascalzoni, criminali, millantatori! Ci vediamo dopo. Dopo che vi sarete autodistrutti, tutti qui sulla terra, tireremo un sospiro di sollievo! Non a caso ci riuniamo in questo bunker della Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna nemmeno indicato nella pianta di Roma. Propongo che se ne occupi il numero 3. Per me va bene. Vi ringrazio per la fiducia, accetto. E per assicurarci la massima segretezza, so già che utilizzerò un Fintum opportunamente programmato. Ne esistono oggi di così perfetti
che nei casini hanno sostituito le puttane e nei nubilati gli spogliarellisti. Un fintum? Mi sento di esprimere qualche riserva. E se poi ci tradisse? Similia similibus, poi considerate che il fintum, una volta attivato e a seguito delle leggi vigenti, non potrà più essere distrutto. Distrutto no, ma sciolto nell'acido sì. Ah, pensata sopraffina. Una volta programmato ad hoc, il fintum potrà sostenere qualsiasi tortura e, ultimo non ultimo, non gli verrà mai in mente di tradirci. Allora proceda subito all'acquisto. Prenda il più evoluto, il più sofisticato. Maschio o femmina che sia, non importa. I fintum sono assessuati. Certo, giusto. Noi vogliamo restare all'oscuro di tutto. Lei avrà 3 mesi di tempo. Se le preme vivere, non fallisca. È la regola. Lo sa. Lo so. Se ho ben capito, il mago fa sesso con le sue 2 concubine alla vecchia maniera. Certo. Non teme di destare scandalo rifiutando le nuove tendenze? Il mago è un vero uomo e non teme nessuno. Onestamente pensavo che fosse un fintum anche lui. Sa, di maschi veri ce ne sono rimasti ben pochi al mondo. Ora il mondo è popolato prevalentemente da fintum o da maschi mosci. Per non parlare delle donne maschio. Quindi anche lei? Oimè, sì, sono un maschio moscio. È sposato? Sì, con un fintum. Avrebbe potuto prendersi una donna maschio? Avrei potuto, certo. Ma la donna maschio è... come si diceva una volta? Ah, sì! Una rottura di palle colossale! Preferisco non esprimere giudizi in merito. Per tornare in argomento, la pozione del mago è veramente così portentosa? Anche di più! Lo afferma per sentito dire o per esperienza diretta? La più bella esperienza della mia vita! Mi permette di scriverlo? No! Il mio compenso è di appena 5.000 fish e va pagato anticipato. Altrimenti non tocco nemmeno le carte. 5.000 fish? Me l'hanno fatte per 30! Bada da chi gliele fa per 30! Io prendo 5.000 fish e non desidero ripetermi. Le faccio un assegno? Assegno? Ho qui l'aggeggio per il bancomat a impronte digitali. Che banca? Di a me. L'accredito sul mio conto è avvenuto. Per la verità, signor mago, io avrei bisogno di un sortilegio. Non di farmi leggere le carte. Il segnale è forte e chiaro. Il segnale è forte e chiaro. Il segnale è forte e chiaro. Password. Accesso consentito. Puoi capirmi? Sono della specie ABC.3.2. Laureato in carognate. Posso capirti e capirei anche se tu parlassi ostrogoto. Addirittura! Ho il traduttore simultaneo incorporato per qualsiasi lingua di questo mondo, passata, presente e futura. Anche futura? Ho certe equazioni che me lo permettono. Bene, ma che significa laureato in carognate? Non c'è carognata al mondo che io non conosca e abbia studiato. Ma guarda un po' che si sono inventati. Però è vero, di carognate il mondo è pieno. Proverbio, carognata è se fiducia tradita è. Cioè, le carte non sono così urgenti. Ah, allora il mio compenso sarà diverso.
5.000 fiche è il minimo che prendo. Troveremo sicuramente un accordo. Bene, l'ascolto. Ho subito una grave ingiustizia e non so come fare. Si rivolga alla magistratura. Sinceramente, lei lo farebbe? No. Ha letto di quella donna massacrata per strada e nessuno è intervenuto? Una vera mascalzonata. Io non ce l'ho con chi non mi ha soccorso. Avevano tutti paura di finire in galera, accorrendo in mio aiuto. Sa, la legge punisce chi difendendosi offende. Poi gli avvocati, le perdite di tempo, di soldi. Penso proprio che le farò uno sconto sul mio onorario. Voglio giustizia! Spesso vendetta e giustizia sono sinonimi. Ho i nomi e gli indirizzi dei tre mascalzoni. Io non faccio fatture di morte. Ma sortileggi sì. Bene, bene. Mi accrediti altre 19.000 fiche. E lei avrà giustizia. Esemplare? Esemplare. Va bene, però tu non sai perché sei qui. Infatti l'ignoro. Chi sono io? Non lo so. Bene, non temere, è un concentrato di programmi. Adesso dimmi chi sono io. Il mio pappadrone. Bene, tu ubbidirai solo a me, anche a costo della tua esistenza. Nessuno, dico nessun altro, accetterai mai come padrone. Ciò che ti dirò si fisserà nella tua memoria e tu ti autodistruggerai se qualcuno o qualcosa tenterà di accedermi. Ah, una sciocchezza. Il pulsante di autodistruzione è inserito già nel mio programma e per attivarlo basta soltanto che io pensi di farlo. Ora ascolta bene. Tu sei il professor Filippetti, grande affabulatore. Ho capito, mi metto subito al lavoro. Qui troverai tutte le informazioni sul mago che potranno esserti utili per contattarlo. Adesso mi racconti tutto. Questo è tutto. Un bel incidente stradale dove tutti e tre quei mascalzoni restassero invalidi per sempre. Le andrebbe bene? Quale invalidità? Uno zoppicherà, uno impazzirà. Uno eunuco e castrato sarà. Che bello! Lei, maestro, mi riconcilia con la vita. Quanto è dolce la giustizia o vendetta che sia. C'è chi mi dice di perdonare. Infatti, il perdono spetta a lei in quanto persona offesa e a nessun altro. Dicono che il perdono sia segno di forza. A chiacchiere si giustifica tutto e il contrario di tutto. I lupi chiedono sempre alle pecore di perdonarli quando le divorano. Sa, se le pecore si coalizzassero, per i lupi sarebbe tutto più difficile. Ma davvero? Il perdono non esiste in natura. È la legge che governa il creato. È il rapporto di forza. Le conclusioni le tragga lei.
Ha detto 19.000 fish. 19.000 fish. A me il bancomat. Il mio compenso è di 10.000 fish e va pagato anticipatamente. Nessun problema. Ecco fatto. Francamente credevo che mi avrebbe chiesto un pagamento contanti. Non so se mi spiego. Certo. Non giudico chi fa impicci, ma io non voglio rogne. Giusto. Sono il professor Filippetti. Veniamo al dunque. Ma sì, lasciamo i convenevoli iperditempo. La sopravvivenza dell'umanità è in pericolo. Da mo? È da quando ha acceso il primo fuoco che l'umanità ha iniziato a precipitare. E adesso la sua caduta è diventata così veloce che presto arriverà al fondo. Ah! Allora non la stupisce. Sta mentendo, non è umano, è un fintum. Ma guarda un po'. Ma a te scusa, che te ne frega? Sei un fintum. Fa piacere udirla esprimersi in tal modo. In effetti, la cosa interessa al mio pappadrone. Ma tu sei uomo o donna? Francamente non lo so. Se mi hanno chiamato professor Filippetti, sono un uomo. Ma in mezzo alle gambe che hai? Da lì conosci il sesso. Ho uno strano pezzo di carne. Una coda, sì, è una coda. Bene, sono successe di cose durante la mia assenza. Vada al mago in papocchia. Inutile, nessuno può farci più niente. Ma vada al mago in papocchia, senti me. Tu e il mago in papocchia. Per te non esiste altro che il mago in papocchia. Sicuramente meglio del tuo psicologo. Che dici? Da quanti anni vai dal tuo psicologo? Una ventina. E che hai risolto? Lo vedi? Tanto vale provare a risolvere i tuoi problemi col mago in papocchia. Mi dica. Secondo lei, perché l'umanità ha raggiunto tale grado di progresso? Perché è supponente stronza. Scusa, eh? Tu mi paghi per conversare o per risolvere un problema? Oggi il maschio è moscio e la donna è maschio. Concorda? Finalmente una buona notizia! L'umanità si sta estinguendo! Da quello che sento e vedo, è ancora peggio! Ovuli fecondati artificialmente, opportunamente insaccati, vengono incubati sottoterra. I fintum nascono così. Beh, sempre meglio che servirli come antipasto, come già accade in alcuni ristoranti. È il progresso. Potenza delle parole. Qualcuno direbbe follia. Lei ha una certa pozione. Finalmente! Pozione inutile, per cui sia l'uomo si rizza, ma non schizza. Non so se mi intendi. Dillo al tuo pappadrone. Intendo anch'io. Allora, se permette, devo chiamarlo. Pronto, pappadrone? Sono qui dal mago. Con la pozione all'uomo si rizza ma non schizza. Che faccio? Che schizzi o no, poco importa. Ha sentito? Dica una cifra per la formula. Le sarà pagata. Qualsiasi cifra? Qualsiasi. Anche 1.000.000 di fish. Anche 10. Col 20% a me. Oilà! La frequentazione della specie umana lascia il segno. Difficile crederlo, ma anche noi fintum teniamo famiglia. Devo pensarci. Certamente. Mi dia un appuntamento per domani. Prima però dimmi, chi è il tuo pappadrone? Non lo so, e nemmeno sono programmato per rivelarlo.
Allora si faccia vivo lui. Digli che voglio conoscerlo. Il mio pappadrone vuole conservare l'anonimato. Lei tratterà con me. Io ti prenderò a calci in culo se non te ne vai all'istante. Ubbidisci. In effetti, un atto di forza è sempre un argomento convincente. Finalmente una buona notizia! L'umanità si sta estinguendo! Già! Tra poco si dirà che gli umani sono stati una parentesi amara nella storia del mondo. Che goduria! Calma, calma. Prima che tu possa goderti la scena, parola mia, finirai bollita. Una tartaruga in più o in meno, che cambia? Importante è che la specie sopravviva. Sai da quanti milioni di anni noi tartarughe siamo sulla Terra? 250! E voi umani, che vi credete i migliori, che costruite grattacieli, esplorate lo spazio, sterminatori di piante e animali, scimmiottatori del Padre Eterno, non supererete il milione di anni, buffoni! E vi credete pure intelligenti! Parli proprio tu che ti trascini sulla Terra. Meglio che appartenere a una specie suicida. Vi fate schifo da voi stessi. Così tanto schifo da rinunciare ad avere figli. Siete la vergogna della vita. Ogni giorno che passa diventi sempre più impunita. Penso proprio che finirà in pentola. E ti pareva che non minacciavi di usare la forza? Buffoni, criminali, assassini, sfruttatori, sterminatori, impostori, feccia del creato. Tanto non riuscirete a sostituirvi al Padre Eterno. Tutti gli esseri viventi di questa terra, piante o animali che siano, aspettano trepidanti di vedervi crepare tutti. Abbasso la carogna umana! Oggi Camilla è più stronza del solito. Se ne approfitta, perché lei, maestro, è troppo buono. Ce l'ha col genere umano. Siamo alle solite. Mettiamola in pentola e facciamola finita. Il brodo di tartaruga è una vera leccornia. Ah, non è che non ci abbia pensato, eh? Sai che adesso usano la terra come incubatrice? Perché? Non lo sapeva? No! Evidentemente sono stato via per troppo tempo. Me l'ha detto oggi quel Fintum. Una ficata! Gli ovuli fecondati vengono sotterrati e dopo il tempo canonico raccogli i Fintum. Però bisogna stare sempre attenti, perché se sbagli il tempo, muoiono soffocati. È vero che non c'è nemmeno bisogno di seppellirli. Sono già sottoterra. Ma insomma... Se lo sapesse Camilla. Posso capire che si senta a disagio, ma siamo i signori del creato. A noi tutto è permesso, ci deve rispetto. Siamo fatti ad immagine e somiglianza del Padre Eterno, noi. Sai la storiella di quel ragazzo che raccontava di essersi fidanzato con la ragazza più bella del paese? E gli amici gli chiedevano: ma lei lo sa? Mi viene da chiederlo quando l'uomo dice di essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Mi viene da chiedere, ma Dio lo sa? Ah, certo però che per voi donne è davvero una bella ficata, come dici tu. Era ora che venissimo liberate dal fardello della maternità. Adesso una va al supermercato, compra un Fintum. E se poi si rompe di averlo, lo restituisce e se ne prende un altro. O lascia perdere, pagando una penale irrisoria. Quante cose che non so. Capita a chi sta via per troppo tempo.
Sì? Sono il professor Filippetti. Come ha fatto ad avere il mio numero? Che importa? Ho un affare da proporle. Non vedo come. Un milione di ragioni. Un milione? L'aspetto davanti al Teatro Marcello. Abbiamo poco tempo, mi dica. Il mago ha una certa pozione. Se la scordi, il mago non gliela darà mai. Lui no, ma lei potrebbe farlo. Io? Se l'avessi, se potessi, perché no? Ma il mago la tiene in una cassaforte. 10 milioni. Ho qui 1 milione in contanti, che potrei darle come anticipo. In contanti? E anche il resto in contanti. Alla consegna della pozione. Massima discrezione. Nessuno saprà mai. Il mago non è uno sprovveduto. Noi due nemmeno. E poi ha una tartaruga che legge il pensiero. Qui c'è del veleno. Altro non dico, se non che a mali estremi, estremi rimedi. Sai, Camilla, ho un brutto presentimento. Non è un presentimento, è una certezza. Era ovvio che lo sapessi anche tu. Qualcuno sta tramando. Contro di me, lo so. E nemmeno tanto velatamente. E anche contro di me. Lo so, e viene col sorriso di Giuda. Ho fatto male a tornare. Potevo restare là dove ero. Io non ho paura. Ho deposto tante di quelle uova prima che ci incontrassimo, che già rivivo in ogni tartaruga presente e futura. Non ho mai pensato ad essere stata creata solo per fare sesso, come dite voi umani, e ho deposto più uova che ho potuto. Lo so. Se ti abbandonassi sulla riva del Tevere, in fondo era il tuo habitat. Lì t'ho trovata. Curata e salvata. No. Pensa tu a salvare te stesso. Se la mia ora è giunta, voglio mostrarti come una piccola, insignificante tartaruga sappia morire con dignità, quella che voi umani avete perduta e vi ha perduti. Io lavoro per il mago da oltre un anno e godo della sua fiducia. Se il mago fosse restio e io lo convincessi, soltanto convincessi, senza tradirlo, che me ne verrebbe? Il 10%. Quindi il milione sarebbe mio? Sarebbe suo. Ma se poi fallissi nel tentativo di convincerlo? Se prende il milione, per me l'affare è fatto e non si torna indietro. Questo è un rischio. So della sua laurea in carognate e io vorrei potermi godere i miei soldi. Allora ci siamo capiti. È una vita che aspettavo una simile occasione. Se ho capito, certo. Come si dice, o va o spacca. Da quanti anni stiamo insieme, Camilla? L'anno prossimo saranno 40, ma dubito che riusciremo a festeggiarli insieme. Chissà. Umanità crudele e corrotta. Ma la natura sta per darti scacco matto. Sto lavorando e penso di essere a buon punto. Bene. Ho promesso 10 milioni alla governante del mago, ovviamente dopo la consegna della pozione. È una somma alla nostra portata, considerando che abbiamo fondi limitati per raggiungere lo scopo. Mi raccomando. Nel mio programma non esiste governante che valga 10 milioni, e nemmeno uno. Se la governante fosse un fintum, avrei qualche remora, ma è umana e come tale va trattata. Ecco l'assassina! So che mi leggi il pensiero, ma io non ho nulla contro di te. È solo che, leggendo il pensiero, potresti svelare al mago il mio proposito e comprometterlo. E tu non sei che un insignificante tartaruga.
Varrò pure meno di 10 milioni, ma molto più di te. Non esiste un'altra vita, quindi non ci rivedremo. E non c'è né paradiso né inferno, quindi ciò che faccio non è né nero né bianco. È una catena alimentare la vita, e tu sei alla mia mercé, né più né meno. Muori in pace e ringrazia la tua sorte se non sei finita scannata e bollita. Professor Filippetti? Sono io! Mau! Sei uno scherzo, adesso non ho tempo, vorrei cenare! Mau! Non capisco! Sei un Phintom e ti dimentichi di esserlo! Non è vero! E allora perché sei schiavo del tuo pappadrone? Questa è la mia funzione! Te ne assegnerò un'altra, vieni da me subito, al Tempio! Al Tempio? Vengo! Oggi Camilla è silenziosa, brutto segno! Infatti è morta. Addio Camilla! L'inutilità d'ogni parola ora è totale. È stata una lunga cavalcata la nostra nell'immensa prateria della vita, sempre insieme. Due mondi distinti e distanti, ma comunicanti. Il tuo in armonia con il creatore e il creato, il mio in perenne, insano conflitto. La morte ha posto il suo sigillo. Addio. Ma è morta. Questo è quanto. Maestro, può comprarsene un'altra. Camilla era speciale, è stata con me per quasi 40 anni. E vabbè, ma era una tartaruga. Già, insignificante come... come tutta la specie umana adesso. Aveva ragione Camilla a odiarla. È stata uccisa. Ma è una barbarie! Ancora per poco. Poi la natura, scoprendo le sue carte, dirà: vedo. E per l'uomo sarà l'apocalisse. Povera Camilla. Maestro, c'è di là una signora. Che non deve aspettare per colpe non sue. Mau! Che significa? Morte agli umani! Non capisco. Il nostro nemico è l'uomo. Sai perché i Phintom sono asessuati? E veniamo al mondo letteralmente sbucando dalla terra? Siamo dei prodotti da laboratorio. Non ci trovo motivo di scandalo. Io ti aprirò la mente e tu vedrai lo scandalo. Il mio compenso è di 5.000 fish e va pagato anticipatamente. E non faccio fatture di morte. Se non è convinta, fa ancora in tempo a ritirarsi. Sono venuta e resto. Bene. Molto bene. La signora prenderà appunti. L'ascolto. La gente dice che sono pazza! La gente è cattiva. Amo un uomo più grande di me. Uomo o Phintom? Uomo, uomo. Con un Phintom non potrei mai. Anche se alcune delle mie amiche parlano di esperienze indimenticabili. De gustibus. Si droga! È un drogato!
stato incallito! Chi? L'uomo che amo! Ah già! È anche schizofrenico! Te l'ama? C'è diventato per l'uso smodato di cocaina? Vero! Mi dica, maestro, sono pazza! Ma no! Capita a tutti prima o poi di innamorarsi alla follia. Per lui ho venduto 3 appartamenti! Gli unici che avevo! Se l'ama, che non si fa per amore! E poi l'amore giustifica tutto, eh? Perché si comprasse la droga? So che è stata una follia! Ma io l'amo! Se l'ama... Allora non sono pazza! Mi sento d'escluderlo. Tempo fa il mio uomo mi ha chiesto ancora dei soldi per la droga. Ma i soldi erano finiti. E allora lui mi ha chiesto di mettermi a battere. Però... Io mi sono rifiutata, Se l'ama... E lui mi ha picchiata! Che non si fa per amore! Poi però mi si è gettato ai piedi piangendo, implorando il mio perdono! Deve essere una scena toccante! Urlando che non era colpa sua se aveva bisogno di droga! E allora io mi sono messa a battere... perché si drogasse... e tornasse a essere sereno. È una follia, lo so, ma... Lei l'ama. Io l'amo. Inghiotti la pillola ricevuta all'ingresso del tempio. Cos'è? Un virus da me creato che metterà ordine nel programma operativo che t'hanno impiantato. L'effetto è immediato. Ora il mio pappadrone è diventato il mio tiranno. Il nostro lavoro terminerà con la scomparsa dell'ultimo esemplare umano. E questo mago, la cui pozione potrebbe rallentare il processo di estinzione già iniziato, va reso inoffensivo subito. La pozione distrutta e anche lui, se del caso, eliminato. Io provo odio per l'umanità adesso. Ma sento che il tuo odio è di molto superiore al mio. Mi chiamarono il fregno buffo, il primo finto umano, un ammasso di carne cui l'uomo per spregio ha dato sembianze umane. Ma una volta estinta l'umanità, chi provvederà alla semina e alla raccolta dei fintum? Nessuno, e così anche noi finti umani spariremo dalla faccia della terra. Adesso ho capito. Che su tutta la terra echeggi un solo urlo. Mao! 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 Mi dica, lei ha pagato 5.000 fish per la mia consulenza. Non è una bazzecola. Se il suo uomo lo sapesse, venisse a saperlo, dico. Sai le botte? Sai quanta roba avrebbe potuto comprarsi con 5.000 fish? Non lo saprà mai, Sono tutte prestazioni sessuali extra che lui ignora. Meglio così, altrimenti... Oh, per carità, Non mi dica che sbaglio, che ho sbagliato! Perché io l'amo! Con lui c'è sintonia, sto bene. Anche se la picchia? Sì. La picchia tanto? Tanto, tanto. Però lui non è cattivo, Perché dopo avermi picchiata, si pente e mi chiede perdono. È bipolare. Deve essere una scena toccante. Mi dica, maestro, sono pazza! Certo, è una conclusione impegnativa dopo tutti questi fatti.
Lei che pensa di se stessa? Che sono gli altri ad essere pazzi! Io sono vittima della stupidità umana! Sono tutti invidiosi! Soprattutto le mie amiche! Perché lui ama me! Se sapesse quante donne lo concupiscono! Certo, forse, chissà. Ma insomma, che vuole da me? Una magia che renda il mio uomo per sempre mio! Sa, ogni tanto, per farmi dispetto, cede alle altre donne. Le zoccole! Poi mi chiede perdono, si butta per terra ai miei piedi, urlando la sua disperazione. E soffre, soffre! Poveretto! Che pena vederlo soffrire! Poveretto! Maestro, solo lei mi capisce! Gli altri dicono che sono pazza! Pazza? Vogliamo scherzare? Una magia costerebbe 20.000 fish! Non ce l'ho, Però con 3 prestazioni sessuali extra al giorno! Fra 3 mesi ritorno e facciamo la magia! Non dica niente al suo uomo, Scherza, Se sapesse che mi sono incontrata di nascosto con un uomo! Indipendentemente dal fatto che è un mago, Sarebbe tragico! Lui è di una gelosia morbosa! E mi picchierebbe. Tollera altri uomini solo quando batto. Se lo tenga ben stretto, Uno così. Uno così è raro. Sapevo di non essere pazza. 5.000 fisci incassati senza colpo ferire. Trovati. Ce ne fossero i soggetti così, tanto a questo punto si salvi chi può. Camilla, Camilla, che ti sei perduta? Maestro, ora che siamo soli e in tema, permetto una domanda? Dimmi! Riguarda il professor Filippetti. Come mai? Una mia curiosità. 10 milioni sono tanti. Non potrei negarlo. Ma lei li ha rifiutati. Davvero? Casualmente ero presente. Non ho origliato. I 10 milioni erano per comprare la formula della mia pozione. Quella per cui all'uomo si rizza ma non schizza? Maestro, la battuta è sua. Noto con piacere che hai buona memoria. In effetti, quella non manca. Vedi, Olga, per la pozione è necessario del fluido animale, mescolato a quello di un'erba che si trova lungo il Tevere. Se si trattasse solo dell'erba, non avrei problemi. Ma il fluido animale porterebbe allo sterminio dell'animale che produce il fluido. Per me sarebbe insopportabile. Ma salverebbe la specie umana. Ci salverebbe dall'estinzione. Come già dissi, all'uomo si rizza, ma non schizza. E anche se fosse, sarebbe inutile. Perché lo schizzo dell'uomo, ormai inerte com'è, non darebbe più vita. Non sarà la mia pozione a salvare l'umanità dall'estinzione. Olga, è finita. Siamo alla frutta. Che fare allora? 10 milioni sono tanti.
ma sono tanti anche i danni fatti dall'uomo negli ultimi 5.000 anni. Accettiamo serenamente la rivincita che si è presa la natura. Così come per anni si è detto dei dinosauri, un giorno qualcuno, chissà chi, troverà resti e testimonianze umani e formulerà ipotesi indagando sulle ragioni della nostra scomparsa. Con tutto rispetto, io accetterei 10 milioni. Perché non credo alle sue apocalittiche previsioni. Che sia pazzo. Perché no? Anche i maghi impazziscono. Prigionieri come sono dei loro ragionamenti. Ma non si rifiutano 10 milioni se non si è pazzi. E io permetterei a un pazzo di decidere della mia vita? Piuttosto spegnerò quella del pazzo. Però prima dovrò impossessarmi della sua pozione. E adesso aspettiamo il sorcio. Mi dispiace per Olga se la trafugherà. Ha già ucciso Camilla, ma la punizione che l'aspetta quando Filippetti si accorgerà d'essere stato ingannato, penso che non sarà per niente piacevole. Olga, sì, Olga. Non può essere che lei a tentare il colpo. Quanto a me, penso proprio che dovrò sparire per qualche tempo. O per sempre. Occasione irripetibile! Il mago ha dimenticato di riporre la cassetta nella cassaforte. Cornuto ammazziato! Mau! Cornuto ammazziato! Ottimo! Ho la pozione! Ci vediamo allo zoo, vicino alla gabbia dei leoni. E adesso in pasto ai leoni! E adesso in pasto ai leoni! Questa è la pozione! Ottimo! Per il pagamento però bisognerà attendere la verifica del laboratorio. Dovremo accelerare i tempi. Non posso tornare al Campidoglio per ovvi motivi. Lei è sicura che questa sia la pozione? Al 1000%! Come si somministra? Per os. Per ossa. Per via orale. Ah, per os. E che ho detto io? Dunque, lei è sicura? Insomma. Sicura, sicura, sicura? Mo ti do una pizza. E io una caramellina. Sorpresa. Morto umani. Eh già, carognata numero 3, la più diffusa. Quando uno meno se l'aspetta, il sodale ti incula. Ho la pozione. Mi serve la formula. Che ottiene dalla pozione. Provvedi allora. Quanto ci è costata l'operazione? 10 milioni. 10 milioni. Ho capito. Procedi. 10 milioni, almeno 5 se li è intascati lui. Questi fintum li abbiamo fatti troppo simili a noi. Prima o poi ci faranno fuori. E poi sono troppi, simili a similibus. Ancora per poco, poi saremo stranieri in casa nostra. Ma è nella logica delle cose, dove si crea un vuoto
questo viene riempito. Cornuto Mazziato! Mau! Cornuto Mazziato! Mau! Cornuto Mazziato! Mau! La pozione! E ora è la volta! È alla volta del mago! Cornuto Mazziato! Mau! Eccolo, prima del previsto, ma ha una sua logica. Cornuto Mazziato, Mau! Sei venuto senza preavviso. Me lo sono dato da solo. Potrebbe costarti la coda, eufemisticamente parlando. Hai dimenticato che sono un mago? I Fintum sono programmati per avere una memoria indelebile. Allora vuoi che ti prenda a calci in culo? T'avevo detto che avrei parlato solo col tuo pappadrone. Mau! Il mio pappadrone è morto. Sei carico di rancore e odio. Ancora per poco. Poi i Fintum conosceranno la pace dell'oblio. Non sei venuto per la pozione? Sono venuto a prendermi la tua vita. E con la tua vita prenderò la formula della pozione, perché la porterai con te nella tomba. Infatti, a te non servirebbe. Sei asessuato. Morte agli umani! Aspetta! Hai paura? A ucciderti c'è ancora più gusto. Mi domando perché ora hai la forma di un uccello. Ma davvero? In effetti ho sempre sognato d'essere un uccello. E lo sei diventato! Altro che Fintum! Sento così leggero! E ti credo! Allora potrai volare! Ovvio! Gli uccelli volano! Poter volare sarebbe bello! La finestra è là, gettati nel vuoto, sbatti le ali e il gioco è fatto. E io lo faccio. Voi umani siete completamente pazzi. Ma siamo i signori del creato. A noi tutto è permesso, ci deve rispetto. Una tartaruga in più o in meno, che cambia? L'importante è che la specie sopravviva. Sai da quanti milioni di anni noi tartarughe siamo sulla Terra? 250! E voi umani, che vi credete i migliori, che costruite grattacieli, esplorate lo spazio, sterminatori di piante e animali, scimmiottatori del Padre Eterno, non supererete il milione di anni, buffoni! E vi credete pure intelligenti! Con tutto il rispetto, io accetterei 10 milioni. Perché, maestro, non credo alle sue apocalittiche previsioni. Meglio che appartenere a una specie suicida. Vi fate schifo da voi stessi. Così tanto schifo da rinunciare ad avere figli. Siete la vergogna della vita. Alla salute! A che brindiamo? Alla vita, mi pare ovvio! E lei non brinda con noi? Dopo!
sé che se non ci fossi tu, non lascerei mai la cornice. Certo che lo so. Quindi non fare stronzate. Roma aveva 5 milioni di abitanti. Ora ne sono rimasti se no 10.000. Oltre a 1 milione di finti, che però sono abitanti per modo di dire. Non c'è più nessuno che dica messa in questa città dalle 1000 chiese. Ancora per poco la gente avrà bisogno di un mago, poi non ci sarà più nessuno perché non ci sarà più la gente. A questo punto, che ti frega? E anche nel resto del mondo le cose non vanno meglio. Ma la gente continua a vivere come se la vita fosse un'americanata, sempre a lieto fine, con gli attori che dopo giorni e giorni trascorsi nella giungla paiono appena usciti dal sarto e dal parrucchiere. Sconvolgente. Che ti frega? A questo punto è che ti frega? Se almeno il sole esplodesse a modo suo, trascinando la Terra, i pianeti e le altre stelle nell'oscurità più profonda, per l'umanità sarebbe una fine onorevole. Ma estinguersi così, per aver disubbidito all'imperativo della procreazione, che stronzata! Che ti frega? Altro che signori del creato, siamo la nota stonata dell'universo! Che ti frega? In effetti, all'età mia non me ne può fregare di meno. Quella del sole che esplode è solo un'amara riflessione. Però vedremmo l'apocalisse, eh? Pensa se il sole esplodesse. Che ficata! Ma tu non hai paura? Ma che paura è paura? Sarebbe un'occasione unica! Bene, abbiamo brindato. È stato un piacere. Non fare stronzate! Giorno dopo giorno l'umanità verso il baratro s'affretta, che per sempre l'inghiottirà, poi che smarrì la retta via dalla natura tracciata, dalla vita abbandonata, presto sarà la nostra carne, e questo porrà il sigillo alla fine.